Giuseppe fuori dal Grande Fratello. Cosa non ti hanno detto sul suo stato di salute? Nel cuore della casa più spiata d'Italia, il Grande Fratello, si è verificato un evento che ha suscitato preoccupazione tra i fan e i partecipanti del reality show. Giuseppe Garibaldi, concorrente calabrese del programma, ha dovuto abbandonare temporaneamente il gioco a causa di un malore, il secondo in poche settimane. La notizia è stata comunicata dal conduttore Alfonso Signorini durante l'ultima diretta, tranquillizzando il pubblico sulle condizioni di salute del Geffino. Signorini ha riferito che Garibaldi sta bene, è sotto osservazione, e che ha un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Ha inoltre aggiunto che, nonostante il malore, la situazione non è grave e che Giuseppe sta trascorrendo del tempo fuori dalla casa per sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari. Questo episodio ha sollevato un'ondata di preoccupazione, ma anche di affetto nei confronti del giovane, con molti spettatori che hanno espresso il loro sostegno attraverso i social network. Il ritorno di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello non è stato ancora confermato, lasciando aperta la questione su se e quando potrà rientrare nel gioco. Di fronte a questa incertezza, alcuni fan hanno lanciato un appello affinché il concorrente possa dedicarsi completamente alla sua salute, suggerendo che forse sarebbe meglio per lui rimanere fuori dalla competizione. La situazione di Giuseppe ha toccato anche la sua famiglia, con il fratello che ha fornito un breve aggiornamento sulle sue condizioni, confermando che sta bene e l'importante è questo. Queste parole rassicuranti hanno contribuito a placare l'ansia dei fan, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della sua salute. Questo episodio mette in luce la realtà spesso dura e imprevedibile della vita all'interno del Grande Fratello, dove gli eventi possono prendere una piega inaspettata da un momento all'altro. La salute dei concorrenti rimane una priorità assoluta e la produzione del programma si è dimostrata pronta a intervenire prontamente per garantire il benessere di tutti i partecipanti. La storia di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico, che spera di poterlo vedere nuovamente in forma e attivo all'interno della casa.